Trovare delle lenti grandangolari per sensori APS-C, lo sappiamo bene, è un'impresa non sempre facilissima. E oggi prendiamo in considerazione i sensori APS-C di casa Canon, anche se in realtà vi faccio vedere una soluzione che poi trova una miriade di applicazioni. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi sono visibilmente emozionato perché si tratta del mio primissimo video collaborazione. Infatti, questa azienda che si chiama TT Artisan mi ha appena inviato questa lente che oggi vi faccio vedere, di cui andiamo a fare insieme l'unboxing e che oggi vi presento sperando di riuscire a mostrarvi qualche sample un po' carino, perché il tempo fuori è veramente brutto, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Prima di cominciare vi ricordo che questo è un canale che tratta gli argomenti di fotografia, videomaking e design, per cui se questi argomenti vi stanno a cuore io vi invito a cliccare il bottone iscriviti qui sotto, oltre ovviamente a lasciare un like a questo video così mi aiutate con l'algoritmo. Rimanete connessi perché arriveranno aggiornamenti molto presto. Innanzitutto due parole sulla lente. Qui abbiamo un 7.5 mm f2, quindi stiamo parlando di una lente grandangolare abbastanza spinta, stiamo parlando di una lente dichiaratamente fisheye, quindi sicuramente avrà un po' di distorsione. Stiamo parlando di una lente interessante perché per almeno due motivi, ma che in realtà poi vedremo sono molti di più. Innanzitutto perché stiamo parlando di una lente fisheye compatibile con la monta M di Canon, quindi va sulla Canon EOS M50 e su tutti i modelli che appunto utilizzano questo particolare tipo di monta. Quindi già di per sé è interessante perché non è facilissimo trovare dei fisheye per questo tipo di monta, per questo tipo di sensore. In secondo luogo qui abbiamo qualcosa di abbastanza particolare, perché un fisheye da f2 è una cosa che non si vede tutti i giorni. La maggior parte delle lenti fisheye arrivano già con un'apertura un pochettino più chiusa, per esempio il mio fisheye di Canon parte da f4, il fisheye di Nikon, se ricordo correttamente, parte da f3.5, per cui trovare un fisheye che appunto parte da f2 non è cosa proprio di tutti i giorni, e questo ci dà un grosso vantaggio, ovvero che rapportando un F2 su un sensore APS-C riusciamo a ottenere, oltre che l'angolo di campo che appunto otteniamo, riusciamo a ottenere anche la profondità di campo equivalente che avremmo su un sensore full frame con una lente fisheye dedicata al sensore full frame. E vediamo che all'interno della confezione la prima cosa ovviamente che ci viene in mano sono i vari libretti di istruzioni, garanzie. C'è una busta che viene insieme alla confezione, che era esterna alla confezione, e all'interno troviamo, vedete, sapete che io queste cose le apprezzo tantissimo, questo è un panno per andare a pulire la lente, e vedremo dopo perché è abbastanza importante, quindi queste sono piccole cose di cui io sono sempre molto contento. All'interno della nostra confezione ovviamente abbiamo un interno sagomato in gomma piuma, quindi antiurto, che ha protetto la nostra lente per tutta la durata del trasporto e che potrebbe continuare a proteggerla anche per eventuali successivi trasporti, oppure anche semplicemente per custodire la lente in armadio quando non la usiamo. All'interno vedete che abbiamo la lente vera e propria. È una lente che spero si riesca a vedere dalla ripresa, è una lente di metallo, quindi non è di plastica, è una lente manuale, quindi questa è una ditta, la TT Artisan, produce lenti per fotocamere mirrorless esclusivamente manuali. Come mai vi dico che questa è una figata? Perché in un momento in cui le mirrorless, e io stesso sono il primo a dirlo, le mirrorless fanno tutto in automatico, è tutto completamente automatizzato, mettono a fuoco loro, decidono loro dove mettere a fuoco, lo fanno bene, lo fanno meglio di noi, ecco però che una lente come questa può diventare improvvisamente molto molto divertente da usare. Perché? Perché ha tutta una serie di ghiere, vedete, ha una serie di ghiere che sono due, sono la ghiera della messa a fuoco e la ghiera dell'apertura, e questa è una cosa che io personalmente ho trovato formidabile, la ghiera dell'apertura. Intanto vi faccio vedere la lente montata sulla mia Canon EOS M50. Come potete vedere il copriobiettivo è semplicemente a pressione, quindi è molto molto carino, è di metallo anche questo, quindi è veramente molto ben costruito, oltre a essere carino perché insomma c'è il logo della ditta sul davanti e c'è riportata la dicitura fisheye 7.5 mm anche sul frontale del coperchio, quindi già è una cosa carina. Questa è la lente vera e propria, come potete vedere è una lente, essendo fisheye, è una lente bombata, e per questo diventa indispensabile il panno per pulire la lente, perché su una lente di questo tipo non si possono montare filtri, siccome ha la lente bombata che viene fuori non c'è proprio modo di montare dei filtri. Come potete vedere ha un piccolissimo anello paraluce, la cui utilità secondo me è rilegata
semplicemente al sorreggere il coperchio, perché con una lente di questo tipo un paraluce è pressoché inutile, perché comunque con l'angolo di campo che avrà quasi sempre delle luci parassita, però questo è un problema ambientale, non è un problema della lente. Vi dicevo, le ghiere, intanto voglio provare a farvi sentire questa cosa, io me la avvicino al microfono. Non so se riuscite a sentirlo, questo suono è il suono della ghiera del diaframma che si apre e si chiude. È una cosa veramente meravigliosa, è un suono bellissimo, è tutto meccanico, quindi qui perdiamo gli automatismi, non abbiamo più la messa a fuoco automatica, non abbiamo più il diaframma impostabile dalla camera, ma dobbiamo andare a farlo dagli anelli. Questa è un'altra cosa che io trovo veramente molto molto bella, perché con tutti questi automatismi, come vi dicevo poc'anzi, sì è vero, si lavora meglio, però si va un po' a perdere quella che è l'alchimia. Una lente di questo tipo, innanzitutto, devo dire che è di metallo, quindi è ben costruita. Se io vado a paragonarla con il 15-45 di Canon, la lente originale che ho sempre usato con questa camera, il peso è un'altra cosa, questa è più pesante. Stiamo parlando di un peso ridicolo, ovviamente, cioè è leggerissima. Sono due lenti entrambe leggerissime, però questa qui ti dà proprio una sensazione di plastica, anche se non è costruita male, è proprio plastica la sensazione, mentre questa qui è metallo, è completamente in metallo, quindi è una sensazione più bella, è più bella da tenere in mano, per quanto sia piccola, perché sono lenti comunque piccole, però è più bella da tenere in mano, dà più soddisfazione, dà una sensazione più bella alla lente rispetto al corpo macchina addirittura, perché questo è un corpo macchina abbastanza plasticoso, mentre questa è una lente di metallo che insomma mi nobilita un po' tutto quanto l'apparato. Ora, nel momento in cui noi andiamo a scattare con questa fotocamera, dobbiamo ricordarci di fare una cosa importantissima: quando noi andiamo a sostituire la lente, immediatamente vedremo che la nostra fotocamera sembra improvvisamente bloccata, non fa più le cose, non scatta più. E questo perché? Perché essendo questa una lente manuale, full manual proprio, non ha gli innesti che dicono alla nostra fotocamera che c'è una lente attaccata, per cui la nostra fotocamera non riesce a rilevare un sistema, un motore di messa a fuoco, e non riesce a rilevare un diaframma, perché non sono proprio collegati. Per cui quello che dobbiamo fare è accendere la camera, ci rechiamo nella sezione menu, entriamo in questa sezione che potete vedere del menu chiave inglese e andiamo a selezionare Custom Functions. Qui, selezionando questa opzione, siamo in grado di dire alla nostra fotocamera che vogliamo che scatti anche senza la lente attaccata. Fondamentalmente la stiamo ingannando, stiamo dicendo alla fotocamera che deve scattare anche senza la lente attaccata. In realtà la lente attaccata c'è, però la camera non riesce a rilevarla. Noi, dandogli questa impostazione, riusciamo a scattare con questa lente tranquillamente, senza bisogno di nessun bypass, di nessun firmware update, di nessun adattatore. Dobbiamo solo fare questo passaggio, perché altrimenti la fotocamera non riconosce la lente, e non la riconosce perché gli automatismi non ci sono, quindi è una cosa normalissima, funziona tutto perfettamente. Infatti, una volta abilitata questa funzione, noi siamo in grado sia di scattare foto sia di girare video. Andiamo a vedere, per esempio, nel momento in cui io abilito la registrazione, vedete, sono in grado di vedere il tavolo qui del mio ufficio con la mia fotocamera. Andiamo ad alzare un pochettino gli ISO, così vediamo meglio. Ora andiamo a vedere cosa succede nel momento in cui utilizziamo il diaframma. Quindi io vado a chiudere il diaframma, guardate che bello, diaframma meccanico, per cui io posso andare a chiuderlo manualmente e vedete che aumento e diminuisco la luminosità andando a diaframmare. Voi non potete vederlo, ma io sto usando il focus peaking e quindi vedo che sto mettendo a fuoco sul frontale della mia lente, lo vedo a monitor, spero poi che sia corretto, comunque il focus peaking della M50 di solito non mi ha mai deluso. Guardate che meraviglia! E non so se riuscite a sentire il rumore, è veramente soddisfacente andare a diaframmare a mano. Quindi questa era soltanto una piccola dimostrazione di quelle che sono le proprietà di questa lente. Purtroppo ve le faccio vedere adesso in casa perché fuori c'è un tempo bruttissimo. Spero di riuscire a fare qualcosa anche in esterna da mostrarvi. Giornata incantevole per uscire al parco a fare dei test, non trovate? Nonostante il tempo non proprio edificante, come potete vedere, abbiamo trovato un carrello della spesa. E vi faccio notare che nonostante io sia a meno di un metro dal suddetto, riusciamo a inquadrarlo per intero, proprio in virtù del fatto che stiamo utilizzando una lente fisheye. Ora, l'inquadratura mi sembra sovraesposta, allora vado a chiudere il mio diaframma e vado anche a regolare un pochino la messa a fuoco col focus peaking. A questo punto facciamo un piccolo test di nitidezza, vediamo se il carrello rimane a fuoco attraverso tutto quanto il fotogramma.
a monitor io non riesco a rendermene conto, ma lo vedremo successivamente una volta tornati in studio. A me sembra a monitor che rimanga sufficientemente a fuoco. E ora uno dei miei test preferiti, andiamo a fare un test di escursione sulla messa a fuoco. Vediamo come questa lente sia in grado di ottenere uno sfocato anche molto pronunciato, in realtà, considerato che è una lente fisheye. Quindi, come potete vedere, riusciamo a sfocare abbastanza il nostro sfondo. E questa è una cosa sempre molto interessante. Andiamo ora parallelamente a fare anche un test per quanto riguarda purple fringe o altre eventuali imprecisioni e imperfezioni della lente. Quindi andiamo a individuare qualcosa di molto contrastato. In questo caso io ho trovato queste foglioline che si prestano molto bene per i nostri scopi, perché così riusciamo a vedere un soggetto in controluce, e qui purple fringe e eventuali altri difetti vengono fuori abbastanza prepotentemente. Di solito andremo a vedere come performa questa lente in queste situazioni. Gli uccellini hanno deciso di venire a trovarci proprio adesso. Facciamo anche un piccolo test di stabilità, perché questa, essendo una lente non stabilizzata, ora io non ho alcun interesse a mostrarvi come performa questa lente su un gimbal, perché a quel punto non avrebbe senso il test. Su un gimbal motorizzato tutte le lenti performano grosso modo alla stessa maniera. Adesso io vado a farvi un movimento di camera a mano, sto lavorando assolutamente a mano, quindi non ho nessun supporto, ho la camera in mano e basta, e anzi ho anche l'ombrello nell'altra mano, quindi la sto tenendo con una mano sola. A monitor a me sembra di vedere che, nonostante qualche sobbalzo, perché è inevitabile perché la sto appunto tenendo a mano, devo dire che il movimento, in virtù del fatto che è una lente fisheye, rimane comunque abbastanza fluido, quindi mi sembra una lente anche molto gradevole all'utilizzo, ecco. Non è assolutamente una lente noiosa o complicata come può essere una lente macro, che il macro è divertente quanto vuoi, però è difficilissimo da fare. Questa invece mi sembra veramente un'ottima lente per un utilizzo proprio di tutti i giorni. Ha un po' di distorsione a barilotto, lo vediamo negli alberi e lo vediamo nell'orizzonte. Nel momento in cui facciamo dei movimenti, vedete l'orizzonte come piega. Questa può essere una cosa indesiderata, ma può anche essere una cosa molto divertente di questa lente. Personalmente, quando mi approccio all'utilizzo di un fisheye, ho sempre cercato di vederla in questa seconda maniera. E ora vado a farvi vedere una piccola chicca, ovvero, come detto, questa è una lente fisheye, per cui ha il frontale dell'obiettivo bombato, quindi non si possono montare filtri qui sopra, ma TT Artisan ci ha pensato. Ed ecco che nella confezione io mi trovo questo, che non avevo quasi visto all'inizio, l'avevo lasciato lì, l'ho tirato fuori in un secondo momento. Questo lo tiro fuori e ve lo faccio vedere. È un piccolissimo filtro ND da 1000, quindi è un filtro ND che si monta internamente all'obiettivo. Questo è un filtro a vite che si andrà a montare tra la baionetta dell'obiettivo e il sensore, per cui con questo montato sul nostro obiettivo noi possiamo andare a usare un filtro ND. Immagino che ce ne siano anche altri, quindi immagino di poterne acquistare anche altri, immagino che ci sia anche il polarizzatore, adesso andrò a vedere. Se ci fosse anche il polarizzatore di quella misura non sarebbe male, perché montare il polarizzatore su questa potrebbe dare dei risultati molto interessanti. Diventerebbe difficile, perché poi ruotare un polarizzatore circolare all'interno vorrebbe dire smontare la lente ogni volta, quindi forse non è una buona idea. Però è interessante il fatto che abbiano pensato a poter montare un filtro su una lente di questo tipo. Questa è una cosa inedita, perché se penso per esempio al mio fisheye di Canon per full frame, non ho la possibilità di montare dei filtri lì sopra, perché la lente è così grossa che non è possibile farlo. Invece su questa lente della TT Artisan è possibile montare un filtro ND. Questo è molto interessante, perché mi permette per esempio di fare delle lunghe esposizioni, oppure mi permette di utilizzare a pieno l'apertura di f2 anche quando sto girando video, abbassando quindi la luminosità dell'ambiente. In definitiva, per chi è questa lente? Probabilmente non è una lente da professionisti, semplicemente per il fatto che, perdendo tutta una serie di automatismi, diventa più lungo fare certe cose. Per questo motivo non la consiglio tanto ai professionisti, perché un professionista ha bisogno di essere rapido per portare a termine il suo lavoro e possibilmente godersi la vita, e fidatevi, ne so qualcosa.
Questa lente invece secondo me è perfetta, le lenti della TT Artisan in generale sono perfette per un amatore evoluto che vuole godersi il piacere di scattare con un'ottica manuale, perché avere un'ottica manuale su una fotocamera moderna come questa ci riporta indietro. Io usando questa lente mi sento esattamente come se stessi utilizzando la mia primissima fotocamera, che era una Nikon, quindi completamente manuale, con la pellicola, con un 50 mm fisso, con la ghiera della messa a fuoco manuale e con la ghiera dell'apertura manuale. L'unica differenza è che qui vediamo già l'esposizione corretta a monitor o nell'oculare, quindi non abbiamo più bisogno di guardare l'esposimetro, possiamo guardare direttamente l'esposizione, e in più abbiamo la modalità focus peaking, che credetemi in questo caso serve, perché nonostante questa sia una lente fisheye, quindi una lente che essendo grandangolare per sua stessa natura dovrebbe avere una profondità di campo abbastanza estesa, ho notato che invece in virtù dell'apertura f2 riusciamo ad avere una profondità di campo abbastanza ristretta, e quindi diventa importante vedere col focus peaking dove stiamo mettendo a fuoco, perché così riusciamo ad avere il focus esattamente dove lo vogliamo, altrimenti sarebbe un po' a caso. Ovviamente noi possiamo anche chiudere il diaframma, e qui possiamo chiudere da f2 a f11, quindi abbiamo anche un bel range, riusciamo a chiudere il nostro diaframma e abbiamo sicuramente una profondità di campo assolutamente diversa e assolutamente più confortevole, ma dipende dalle situazioni di illuminazione in cui la andiamo a utilizzare. Dunque, una lente secondo me perfetta per gli amatori, un'ottima lente di viaggio per fare travel photography. Questa qui è ottima perché essendo f2 si riesce a lavorare abbastanza bene anche con poca luce, si riesce a prendere delle ampie panoramiche di qualsiasi cosa si stia visitando, per cui assolutamente consigliata per fotografia di viaggio. Vi direi consigliata anche per fotografia sportiva in certi casi, perché per esempio se stiamo facendo le classiche fotografie di skateboard al parco di giorno, lì non abbiamo tanti problemi perché chiudiamo a f8, così abbiamo una bella profondità di campo, non dobbiamo preoccuparci di mettere a fuoco, prendiamo la distanza, e qui c'è una ghiera con la distanza, quindi riusciamo anche a calcolarla abbastanza bene semplicemente a occhio, prendiamo la distanza e poi scattiamo a mano libera senza preoccuparci di niente, senza dover focheggiare, perché comunque è una lente divertente da usare, ci permette di avere quasi tutto a fuoco se la usiamo con un minimo di ragionamento dietro. Rimane comunque una lente particolare perché essendo fisheye ha una distorsione pronunciata che è fatta apposta, è assolutamente voluta in questo caso, per cui è una lente divertente da usare, e anche per questo secondo me è più adatta per un amatore piuttosto che per un professionista, perché un professionista raramente usa un fisheye, di solito tende a volere le linee dritte perché i clienti preferiscono le linee dritte, però questa può diventare molto molto divertente se la stiamo utilizzando per noi stessi, per viaggio o anche semplicemente per goderci l'esperienza d'uso. L'esperienza d'uso, il meccanismo, la fluidità di utilizzo è veramente bella da usare, è proprio divertente questa lente. Parlando di prezzo, costa anche veramente poco, perché lenti come queste, adesso io vi invito ad andare sul sito di TT Artisan a guardarvi i modelli, così nel caso ci sia qualcosa di vostro interesse vi fate un'idea più precisa, ma vedrete che hanno dei prezzi queste lenti che non sono assolutamente paragonabili alle lenti che siamo abituati a guardare tutti i giorni. Io guardo abitualmente che cosa c'è di nuovo di casa Canon, hanno dei prezzi che sono veramente un po' proibitivi, in confronto una di queste ce la si porta a casa tranquillamente, ma anche due o tre. A questo punto vi chiedo, voi utilizzate lenti manuali? Credete che sia anacronistico utilizzare una lente full manual sopra una mirrorless moderna? Con cosa scattate? Fatemelo sapere in un commento, sono curioso, apriamo un dibattito a riguardo, fatemi sapere se avete mai provato qualcosa del genere, se avete avuto problemi con qualcosa del genere. Io devo dire, per ora zero problemi, funziona benissimo, fatto salvo per quel piccolo problema, che è proprio un problema della camera, non della lente, quindi bisogna abilitare lo scatto senza la lente perché non viene riconosciuta, però a parte questo barbatrucco, devo dire esperienza d'uso veramente ottima, è una lente molto molto divertente. Vi ricordo a questo punto di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al mio canale se vi è interessato un contenuto come questo, ne arriveranno presto degli altri, per cui con un'iscrizione vi assicurate di non perderveli e con un like mi aiutate con l'algoritmo. Amici, per oggi è tutto, io e TT Artisan vi diamo appuntamento al prossimo video.